Buonasera a tutti. Due serate su Edit in Video, perché questo confronto fra i due software. Diciamo che Capitan Live è passato dalla versione 0.9 alla versione 16 e in questo passaggio ha avuto qualche problemino di stabilità. E Nicola diceva: ma io cerco di montare, continua a crescere, come facciamo, cosa usiamo? Allora ho detto: beh, iniziamo a usare Blender per fare il montaggio video. E da questa idea è un po' nata l'esigenza di fare una serata di confronto per vedere un po' i due software, come limiti, caratteristiche, dove va meglio uno, dove va meglio l'altro. E quindi, intanto, domande, in modo che durante la scaletta magari, durante la scaletta magari così posso rispondervi se avete delle domande particolari, qualcosa, qualche argomento che volete voglio essere trattato, qualcosa sull'edit in video. Qualcuno usa già l'edit in video? Fa montaggi video? Sì. Sì? Ok. Sì. Sì. Ok, domande? No. Domande così subito. Vabbè, nessuna domanda. Allora, come vi ho detto, allora io stasera tratto Caden Live. Nicola martedì prossimo parlerà di Blender. E vuoi provare? Ti passo qualche file video? Hai qualcosa? Okay. Allora, il problema è sorto più che altro da questo passaggio della versione successiva, la 16. Effettivamente devo dire che io uso GNOME in Fedora e Caden Live usa librerie KDE, quindi sarebbe magari consigliabile usare un ambiente più adatto KDE per usare Caden Live, sicuramente anche per avere delle estensioni che qui non ho, ad esempio per quanto riguarda i temi, il tema scuro, quelle cose lì in GNOME non ci sono. Quindi un po' di instabilità sicuramente dipesa anche dal fatto dell'ambiente che non è proprio adatto per Caden Live. In più Fedora 25 usa Wayland, che è il server grafico al posto di X, e anche quello è in fase di testing, quindi... Però devo dire che l'ultimissima versione, la 16.2 mi sembra, poi guardiamo, di Caden Live, fino adesso non mi ha mai crashato. Stasera sicuramente qualche scherzetto lo farà, però proviamo. Allora, vediamo la prima apertura. Nelle versioni precedenti di chi usava Caden Live, ci ricorda, alla prima apertura c'era la configurazione guidata. Ok, all'ultima versione non c'è più. Non c'è più il passaggio, non so se vi ricordate, apertura guidata, vi domanda l'impostazione del progetto, quelle storie là. L'ultima versione salta di pie pari il discorso, controlla se ci sono i codec, dà un messaggio in verde se c'è tutto. E a me non ha dato nessun messaggio di cioè che mancava qualche software o qualcosa. Vediamo l'impostazione del progetto. La cartella di default del progetto, che in automatico prima era home, non utente, home Caden Live, adesso non la crea più in automatico sull'ultima versione, quindi se non volete avere file sparpagliati in giro, vi consiglio, prima di iniziare un progetto, create la cartella e poi vi faccio vedere dov'è nell'impostazione del software, dove si spunta e si mette il percorso giusto. E poi analizziamo un attimo il discorso dell'interfaccia. Allora, apertura. La versione del software
è la 16-12-3. Ok? Non so voi se avete... tu sei a 9 perché sì, sei in Debian stabile, quindi sei indietro anni luce. Ok, no, ma ci sono diverse novità sull'ultima versione qua. Casomai poi le analizziamo. Il discorso della cartella di default lo trovate su impostazioni, configura Kden Live e default project, mi sembra, sì, eccola qua, custom project folder, qui create la cartella e date il percorso, ok? Conviene lasciarla home, Stefano, potete, o ci metti quello che vuoi, se non fate niente, io mi sono accorto, mi sono accorto dopo che l'aveva fatta in documenti, so che il software in automatico crea dei directory, si salva i titoli, si salva le proxy dentro, si salva un sacco di cose. Se le avete su una directory piena di altri casini, poi vi perdete i file. Se invece voi fate una cartella con, non so, Kden Live o qualcos'altro, trovate tutti i file. Quindi tu te la sei fatta di proposito, sì. Se no te la sparpagliavi. Esatto. Okay. No, se no di default me la faceva in documenti. Okay. Ok, l'interfaccia è pulita e chi usa già un software di editing video si trova già bene qua, perché diciamo che facciamo poi il paragone con Blender, io stasera non l'ho tratto l'interfaccia, però vedrete martedì prossimo che già settare il software nelle sue varie parti per renderlo utilizzabile per quel che riguarda l'interfaccia, c'è da lavorarci un po', perché Blender fa di tutto, fa anche video sequence editor, però fa di tutto, e avere un'interfaccia adatta per poter lavorare è importante, altrimenti diventa difficile. Qui l'interfaccia è già configurata al meglio, non dovete fare niente di che. Si divide, a parte il menu, come tutti i soliti classici programmi, avete questa zona qua, ok, che è un po' il magazzino, diciamo, dove vengono caricati tutti i file. Qui le properties sono le proprietà della clip, ok, quando andate ad editarla si apriranno delle schede qui dentro. Qui ci sono gli effetti e le transizioni, la preview, l'anteprima con i vari pulsanti e sotto la timeline. Ok. Posso fare una domanda? Sì. Cioè, è normale che sia un mezzo in inglese o un mezzo in italiano? Sì. Potremmo installare qualcosa? No, beh, c'è il pacchetto KDE. Sì, sì, ma... Sì, c'è un pacchetto KDE L15N, qualcosa, L10, sì, sì. Perché avendo GNOME tu non lo hai installato questo? Ma sinceramente non ho neanche guardato. Forse appunto. Okay. Cosa fa questo pacchetto? Com'è? Cosa fa questo pacchetto? Porta la traduzione delle lingue. In tutti i menu dei software, sì. Tutti. No, normalmente il pacchetto lingue di Kden Live era KDE meno L10N, qualcosa del genere, se non ricordo male. Comunque basta cercare, non è un gran problema. Comunque sinceramente, non essendo che il software lo conosco un po', non ho sta esigenza. Allora, vediamo un attimo il discorso, e fin qua siamo arrivati. Allora, impostazione progetto, questo vale sia per la serata di martedì prossimo che per questa, perché l'impostazione del progetto è fondamentale per poter lavorare correttamente, cioè per avere un risultato ottimale poi. E qui, ma non so se si vede bene, comunque queste sono le varie dimensioni, ok, dei formati video. Quella più piccola qua è il formato PAL 720x576 pixel, solo perché abbiate l'idea della dimensione, ok?
Cioè il vecchio televisore di una volta. Esatto, i vecchi televisori. Quello grande che non vedo, cosa è scritto? Questo qua è un 4K. Ah, 4K. Ok. Poi ci siamo già agli 8K, ok? Quindi già il doppio di questo, ok? Questo è un 720, questo è un 1080, quindi il Full HD, e questo è il 4K, qui 4000 praticamente. 4000 pixel per 3840x2160. Allora, perché impostare il progetto correttamente è fondamentale. Cioè, una volta quando si installava, si apriva per la prima volta Kaplan Live, c'era la procedura guidata, ti chiedeva di default quale impostazione di progetto mettevi. Ok, dalla versione 16 Kaplan Live supporta il 4K. E se tu non facevi sempre avanti, si impostava una dimensione strampalata, che di per sé il software poi ti aiutava, ti veniva incontro, nel senso che la prima clip video che andavi a caricare sul progetto automaticamente ti diceva: attenzione, questa è una dimensione diversa dal progetto impostato, vuoi cambiarla oppure no? Ok. Come facciamo a scegliere la dimensione corretta del nostro progetto? Allora, dobbiamo capire dove andrà a finire il nostro video, ok? Beh, è chiaro intanto che il video editing serve per mettere insieme clip, video, audio e immagini, ok? E avere un'uscita di un flusso video. Questo serve il software di editing video, ok? Quindi dobbiamo aver ben chiaro il nostro player finale, cioè dove andrà a finire il nostro video esportato, a cosa servirà. Quindi andiamo a caricarlo su YouTube, lo visualizziamo sulla TV smart di casa, lo guardiamo solo su un telefono, sul PC, ok. Il formato deve essere compatibile con il player che andrà a leggerlo, ok. Quindi se lo usiamo su un PC, in linea massima nessun problema, qualunque formato va bene. Se andiamo a leggere sulla TV di casa, deve avere un codec compatibile, un contenitore compatibile e anche un formato compatibile, perché altrimenti la TV probabilmente non riesce a leggerlo. Ok, quindi dobbiamo capire bene dove andrà a finire questo file renderizzato. Oltre a questo c'è il problema che se noi facciamo tutto il nostro progetto con una dimensione di progetto piccola, tipo questa qua piccola, ok, tipo un formato PAL 720x576 pixel, tutto quello che ci carichiamo dentro verrà dimensionato a quella dimensione, ok, verrà ristretto. E poi se lo guardiamo su una TV di quegli anni, abbastanza bene. Se poi invece andiamo a guardare sulla TV di casa 4K, succede che un pixel viene moltiplicato per 4-5 volte e quindi si vedono i bei pixettoni enormi, quindi diciamo abbiamo sbagliato il progetto. C'è qualcosa, quindi le vecchie riprese, mettiamo vecchie riprese, allora, che sono fatte con quel formato là, facciamo finta. Però le vuoi mettere su un K normale, standard, no? Mm-hmm. Okay. Cosa devi fare? Allora, normalmente il progetto va impostato alla dimensione più grande della clip originale, di una delle clip. Se ne hai una sola, a quella dimensione, non mai più piccolo. Mm. Ok. Se hai più clip, cioè hai una clip di una videocamera vecchia, un 1080, poi ha un 2,7K e un 4K, normalmente si sceglie la clip con la dimensione più grande, ok? E si fa un upscaling delle altre clip, ok? Perché comunque quando tu vai a guardare sulla TV o su un monitor da qualche parte, se tu fai un progetto più piccolo comunque vai a perdere, sempre rispetto alla clip che ha più definizione.
E quindi okay, quando fai sta roba, KDN live, fa l'upscaling, cioè esatto, il sistema un peletto, un pelo. No, non fa miglioramenti. No. Se c'è perdita video, c'è perdita video, e non fai il miracolo. Nasconde un po'. Però ecco, a differenza, diciamo, di altri software che non supportano addirittura dei software, non parlo di software open source, ma qualche software, magari free software gratuito, ad esempio, così non supportano ad esempio formati diversi, tipo una clip 16 noni e una 4 terzi, ad esempio, proprio non accettano. Fai un formato tot e ci piazzi dentro clip solo di quella dimensione. Kden Live è supporto di tutto come Blender, ok? Solo supporta di tutto, comunque deve portarlo, cioè 4 terzi, 16 noni, interessa. Lui lo streccia, sì, lo tira alla dimensione massima. Okay. Quindi lo deforma, quindi se tu hai il vecchio video dei bambini nella vasca, lo tira o lo lascia invece, lascia le bande nere di fianco? Lascia le bande nere. Lascia le bande nere, quindi okay, le proporzioni restano. Ecco, e qui su questa cosa qua bisogna stare attenti con Blender, perché di default Blender lo stretcha, proprio lo deforma. Ah. Invece Kden Live comunque fa le bande nere, ma lo mantiene certo, le proporzioni. Ok, poi Blender comunque c'è un tastino, c'è un bottoncino da cliccare, poi lo fa vedere Nicola martedì prossimo, però bisogna stare attenti perché magari la dimensione è più o meno quella e non ti accorgi e effettivamente te lo sfalsa come dimensioni. È chiaro il concetto, sì. Tu hai detto che conviene fare un montaggio con una dimensione più grande di quella dell'impresa? No. L'impostazione del progetto secondo me va impostata alla dimensione massima della clip, la clip con dimensione, con risoluzione più grande. Se hai tutte clip full HD, fai impostazione di progetto full HD con stesso frame rate che hai, ok, identico, 1920x1080, 25 frame, 60 frame, quel che è. Con Debian stabile sei nella situazione sua, che non ci sono i pacchetti, casomai poi ne parliamo. C'è, sì, okay. Perché io non ci ho provato bene da quando avevamo installato. Ok, allora adesso vediamo il caricamento delle clip, le regole sulla sovrapposizione delle clip, l'image offset è quello che vi ho appena accennato, cioè che Blender di suo streccia e anche non mantiene, se non flaghi, un quadratino praticamente, e quindi i Blender bisogna stare attenti, qua invece lo fa in automatico, e diversi formati, 4 terzi, 16 noni, e anche il frame rate, attenzione, perché Kden Live in automatico aggiusta i vari frame rate, cioè io ho una traccia, una clip video a 25 frame, un'altra la carico a 60, Kden Live non vi dà nessun problema, lui prosegue sciolto, tranquillo, non vi accorgete di nulla. In Blender vi sfalsa l'audio. Okay. E quale dei due sceglie dopo? No, non è che sceglie uno dei due. Blender, KDN Live. No, è l'impostazione del progetto. Se tu come impostazione del progetto metti 25 frame, ti tiene 25 frame. Ma se tu ne hai una 60, ti conviene, come dicevi prima della risoluzione, prendere il massimo, sì, e dopo... Sì. Sì, perché sennò vai a perdere su quello da, certo, 60. Esatto. Ma siccome che stasera facciamo un po' di confronto, non voglio troppo, certo, parlare di, certo, Blender, perché sennò, certo, non ha più niente da raccontarci, certo, Nicola, la prossima volta, ma... E tanto per capire, il frame rate, cioè i fotogrammi per secondo, in Kden Live non vi dovete preoccupare perché si arrangia in automatico, in Blender ci sono delle impostazioni da modificare. Allora, caricamento delle clip, le regole, e vabbè, niente. Allora, come si fanno a caricare le clip? Beh, vabbè, dal menu, ma più comodamente da qua. Si possono selezionare una o più clip simultaneamente e fate ok.
in automatico si sta caricando, e questo è il nostro magazzino praticamente, diciamo, che qui possiamo caricare quello che vogliamo, anche quello che non serve, e lo teniamo a disposizione. Quello che verrà editato nella timeline, cioè nella zona sottostante qua, ok? Quindi, se non avete domande io proseguo, ok? Praticamente si prendono le tracce video e si trascinano nella timeline. Da notare, l'unica differenza è che qui ad esempio di default ci sono tre tracce video, la 1, la 2 e la 3, e due tracce audio. Si possono aggiungere chiaramente un numero illimitato di tracce, e niente, basta solo non mettere la traccia video sulla traccia audio, ma poi per il resto niente di che. Quindi ad esempio qui è una file audio, lo metto sulla traccia audio e questo va nel video di audio. Sì, sì. Ah, ce l'ha l'audio. Sì, sì. Sì, sì. Perché c'è video 1, 2, 3 in salita? Sì, ed è esatto. È la regola esatto della sovrapposizione del clip. Se io metto ad esempio un'immagine qui sopra e posiziono la linea del tempo, il cursore qui della timeline, su questo punto, mi vede sommariamente solo la clip che sta sopra, ok? Se la clip che sta sopra è più piccola, come in questo caso è più piccola della dimensione dell'impostazione progettica, in questo caso è 1080p 25 frame per secondo, e vedo le informazioni della traccia sottostante. Allora, questa intanto è una differenza fra la versione precedente di Kden Live, che se fai questa cosa qua, tu vedi due bande nere, una sopra e una sotto, ok? Perché in automatico non applica la transizione, quindi non gestisce il canale alfa della banda nera, ok? Nella versione 16 invece in automatico gestisce la trasparenza. Che quindi qua non vi accorgete di niente, però chi ha la versione precedente deve in questo momento qua fare una cosa di questo genere, tipo, ecco, diventa così, e dobbiamo aggiungere una transizione che vi faccio vedere come si fa. Allora, per aggiungere transizioni si posiziona il cursore del mouse, che diventa una manina, sull'angolo della clip sopra. Si clicca e questa è una transizione che si è creata, oppure la si trascina da sopra qua. Ci sono vari tipi di transizione. Questa è una dissolvenza, cioè che fa praticamente una dissolvenza da una all'altra clip, che questa è la dissolvenza. Ve la faccio vedere poi il discorso. Comunque, nella versione 16 di Kden Live tutto questo non serve. In automatico gestisce la sovrapposizione delle tracce quando la dimensione del clip sovrastante è più piccola della dimensione del progetto. Ok? Allora, posso dire, sì. Quindi video 2 è sovrastante rispetto a video 1? Sì, esatto. Qui hanno preso un po' la forma di Premiere. L'interfaccia è molto simile a Premiere, e Premiere ha la traccia video 1 che è sotto alla 2, alla 3 e alla 4, ma quella sopra è sempre quella che, se è della dimensione del progetto, copre tutto il resto e non vedi sotto. Non vedi. Deve essere seguito esponente, come dicevi prima, allora, più per la dissolvenza, diciamo, da beh, sì. Poi se applica una dissolvenza, se applica una dissolvenza, va da lì. Va dalla piena visibilità della clip alla totale trasparenza della clip, ok? Quindi fa una dissolvenza. Però di suo, se è una clip che ha la dimensione del progetto, tutte le clip sulle tracce sottostanti non sono visibili. Devi fare aggiungi effetto per fare la dissolvenza. Sì, o aggiungi effetto, oppure, ma è più pratico cliccare qui sull'angolino
clicchi e trascini e crea una dissolvenza. Okay. Quindi scegli anche quanto deve essere la dissolvenza, da che punto, perché visto che lo puoi trascinare. No, beh, allora un attimo, una cosa è una dissolvenza, nel senso che io ho bisogno di fare una dissolvenza e poi vi faccio vedere. Un'altra cosa è che per far vedere le informazioni della traccia sottostante, ok, nella versione precedente di Carpet and Live bisognava applicare qualcosa, ok? Perché sennò di default avevi due bande nere, perché non gestiva la trasparenza, tutto lì. Comunque poi vi faccio vedere il discorso della transizione. Allora, 1, 2, 3, a me sorge un dubbio. Sì. Mi amici, sto per affrontare un progetto, non so qual è la clip che deve stare sopra o sotto necessariamente, quindi... Metti sopra, sì, le sposti come vuoi, ma metti sopra la clip che ti serve sia visibile. Sì. Se vuoi far vedere questa qua, la metti sopra. Okay. E poi vi faccio vedere, facendo un progetto, capisci un po' il senso di avere più tracce sovrapposte. Ma se sono tre, se le tre sono già occupate? No, me ne aggiungi quante le vuoi, da timeline, tracce. Inserisci tracce, video, audio, nessun numero illimitato. Di default nell'impostazione del progetto qui sono impostate, se non sbaglio, tre tracce video e una sì, sì, e due. Sì, scritto, sì. Tre e due. Sì, scritto, ecco, tre. Okay, tre e due. Però puoi dire, apri un nuovo progetto, ne faccio 10 video e 2 audio. Ma ascolta, solo perché sono ignoro, aiutami a capire. Allora, facciamo finta di fare la corazzata Potemkin, no? Che c'è la scalinata, fantozzi, che cazzo, questa roba qua. Allora, il primo che va ad essere mostrato all'utente è la traccia 3, poi il secondo è la traccia 2. Poi faccio montaggio video e vedi. Ma perché viene invertito? Perché così? Invece che primo è il primo, secondo è il secondo. Perché io non cambia niente, cioè, la traccia sopra. Tu devi sapere che la traccia sopra è la prima che metti. La terza che metti? Allora, hai in foglio, no? Sì. Metti il primo, secondo e terzo. Ah, sopra. Allora, te li inverte. Ma ecco, questo è un modo interessante. Sì, ma non è importante. Traccia. Esatto, cioè... Di default si chiamano così, però puoi anche cambiare il nome qua, cioè chiami traccia, diventa sì, traccia. Sì, lasciare stare, nessun problema, cioè il fatto di 1, 2, 3... Bisogna abituarsi, è un po' così. Per uno che non è abituato. Ok, allora, sta roba qua l'abbiamo trattata, il discorso dei formati, ve la farà vedere Nicola la prossima volta, perché qua di default non dovete fare niente e... Beh, faccio vedere se volete cambiare progetto, da progetto, impostazione di progetto. Progetto setting, e qui dite, fammi un'impostazione di progetto 2,5K, 4K o qualcos'altro, ok? E quindi qua in automatico potete cambiare il progetto anche se lo avete già editato praticamente. Chiaro che se cambiate la dimensione del progetto vi sballa un po' tutto quanto, ok? Però si può fare... Se vi siete sbagliati, si può fare anche un secondo momento. E quindi lo si rifà, ricalcolare di nuovo e lui te lo rifà nuovo? No, intanto qua stiamo solo editando, cioè mettiamo le tracce, tagliamo, facciamo tutti gli aggiustamenti. Poi quel che riguarda il rendering è una funzione successiva. Finale, diciamo. Okay, poi vi faccio vedere il progetto fatto. Benissimo. Completo. E in questo caso, a differenza di Blender, io lo trovo già settato e a posto, anche come hai detto prima, se io gli metto dentro qualsiasi tipologia di video che ha frame rate diversi. Mm-hmm. Va bene, allora, se sempre per fare il paragone. Fra Blender e Kden Live, in Kden Live non sono tante le scorciatoie da tastiera
che vi servono proprio necessariamente. Io queste le considero essenziali, cioè senza queste diventa veramente difficile. Poi vi faccio vedere che ho fatto un documento su Wikibooks. Le scorciatoie da tastiera di Blender sono molte di più, perché Blender lavora così in tutti i suoi ambiti, cioè fa di tutto, e chi usa Blender normalmente usa una mano sul mouse e una mano sulla tastiera sempre, ok? Quindi diventa molto produttivo, però la curva di apprendimento è un po' a ginocchio così, ok? Allora, perché se non vi faccio vedere le scorciatoie a tastiera poi diventa un po' difficile usarlo. Allora, la barra spaziatrice serve per mandare in play e stop l'anteprima, ok? Vabbè, far dire in Blender non è di default, ma diventa obbligatorio perché altrimenti è un casino. Questo Shift R qua lo trovate anche nel menu, ma serve per fare il taglio, per tagliare le clip, ok? Quindi a tutti gli effetti è l'unica combinazione di tasti un po' più difficoltosa da ricordarsi, ma una volta che vi ricordate Shift R poi basta. Freccia destra, freccia sinistra per avanzare di un frame in avanti e indietro, ok, nei fotogrammi, nelle anteprime dei fotogrammi, come Blender. Shift, freccia destra, sinistra vi salta fra i vari elementi importanti della clip, nel senso un marcatore, fine clip, inizio transizione. Ogni qualunque cosa c'è nella timeline nel vostro progetto, shift freccia destra trova il successivo, shift freccia sinistra trova il precedente, quindi fondamentale. Vabbè, un doppio clic sull'anteprima per mandare tutto schermo, per vedere l'anteprima in tutto schermo, però non è indispensabile. E sulla timeline, se fate clic destro sulla clip, avete delle informazioni normalmente abbastanza importanti relative alla clip, ok? Le vediamo velocemente e poi facciamo il montaggio video. Allora, ho detto, beh, lo space, barra spaziatrice, mando in play, stop, ok? Barra spaziatrice. Taglio clip, allora, per fare il taglio clip bisogna posizionare il cursore della timeline qua sul punto preciso dove volete fare il taglio, selezionare la clip perché altrimenti il software non sa quale clip volete tagliare, ok? La clip diventa rossa, si vede abbastanza, sì, ok? E shift R oppure dal menu e le clip sono tagliate, ok? L'idea di chi non fa video editing è che, vabbè, adesso io un taglio, vedrò un segno, qualcosa, no, non si vede niente sull'anteprima, non... cioè io posso tagliare 10 volte questa clip e mandarla in anteprima, mandarla anche in rendering, ma non vedete segni. Sono due fotogrammi che non sono più congiunti solo per poter spostare la clip, ma tutto lì, ok. Ma se la sposti? Se le sposte sì, si vede, chiaro, però se le mettete appoggiate, ok. Altra cosa, vabbè, il discorso di vari punti magnetici, cioè vedete che ci sono, è attivato la funzione del controllo magnetico delle clip. Adesso prima era sotto qui, sinceramente non so, dovrei guardare sull'ultima versione, comunque normalmente era possibile disattivarlo, comunque in automatico si allineano, ok? Quindi andate lì vicino e lui tac, si aggancia. Come tagli puoi anche fondere? No, ma è già fuso, cioè non serve fondere, cioè, non è che perché ho fatto un taglio vedo qualcosa, ok? A meno che chiaramente non tolgo dei frame, allora vedo l'immagine che... Di fotografia, Stefano. Sì. Si può inserire qualcosa, sì, sul taglio? Certo. Ah, ok. Il taglio è fatto apposta. Bruttissimo. Questo.
così ho inserito qualcosa. Nella versione 16 oltretutto è possibile fare anche un'altra cosa, nel senso, se io seleziono una traccia e voglio inserire ad esempio questa clip dentro, ho un, qua ad esempio, ok, ho un pulsante che già li inserisce, e questa qua sulla versione 9 di Kden Live non c'era. Ok. Cosa ha fatto? Praticamente se volete inserire qualcosa, cioè al posto di fare, di selezionare la clip, fare il taglio, spostarla, inserire un'altra clip, ok, c'è l'over, si chiama insert clip zone nella timeline, e questa proprio taglia, e invece questa sì, le taglia tutte e due, sì. Okay. Comunque sono funzioni che potete provarvi anche, c'è tranquillamente. La selezione che devi fare? Sì, devi selezionare la traccia qua, ok, dipende da se vuoi inserire questa, inserisci questa, cioè la devi selezionare dalla struttura progetto qua, ok? Devi posizionare il cursore nel punto esatto. Allora, vabbè, ma sono funzioni abbastanza che ve le potete provare anche a casa, queste qua. Sapete che ci sono questi due o tre comandini qua che ve li provate, ok? Sono abbastanza semplici da capire. Allora, il taglio clip l'abbiamo visto. La funzione freccia destra, fondamentale, freccia sinistra per trovare precisamente un punto, che è freccia destra, freccia sinistra. E di quanto si sposta? Di un frame. Ah, solo uno? Un frame. E poi c'è il control, freccia destra, no, l'alt, freccia destra, freccia sinistra. Ho scritto alt, sì. No. No, ho scritto shift. Vabbè. Ok, mi sono confuso. No, lo shift fa un avanzamento di 10 frame, mi sembra, qualcosa del genere. Invece l'alt freccia destra trova, vedete, tutti i punti importanti, inizio clip, se c'è un... Ad esempio in questo caso qua, vedete, non c'è niente, però qui, per chi lo conosce, c'è uno strumento di selezione. Qualunque cosa di importante ci sia nella timeline, quindi, lui la trova. Quindi lui gioca sulla timeline di tutti e tre le clip? Sì, tre, tutte le clip che avete inserito, con l'alt freccia destra, freccia sinistra, trovate, ad esempio, volete allineare perfettamente la clip rossa qui con questa, ok? Non fate altro che mettere il cursore all'inizio, prendete questa clip e tac. Eccola, l'avete allineata perfettamente, non c'è ombra di dubbio. Tu le devi muovere a mano e non hai il comando come nell'altro software che fai tipo a mano. Cioè, shift, pagina, eccetera, che le sposti da qui. Prima inserire, la differenza è che prima in Blender inserisci il cursore nella posizione e poi sposti da tastiera la clip nella posizione e quella è un po' la differenza. Sì. Quale devi prendere a manina, non c'è il comando in cui tu prendi e gli dici vai là. Ah, cioè no, cioè di fare questa roba qua, cioè esatto. Il trascinamento automatico è il punto? No, sì, non credo. Devi capire proprio le differenze che no, non c'è la funzione che mi viene esattamente la posizione del corpo. Dall'inizio non c'è la posizione esattamente sotto, cioè la distanza dall'inizio del file. Sì, ecco qua. In alla posizione. No, ma c'era una questione sopra, adesso non posso la tolta su questo. Cioè quando io vado sulla clip, no? Poi in alto c'era un'opzione che ti dava esattamente la posizione. C'è questa qua? Questa. Allora io lì so qual è la posizione, poi vado con quella foto, la voglio mettere gli stessi numeri e me la ricordo lì dando l'ok. Sì. Quello volevo dire. Cioè fai così praticamente le avanzi di 3 frame, non so, fai ok e le avanzi 3 frame. Allora per la foto diciamo lo stesso valore che aveva quella sopra, se lui me la porta precisa, se magari a mano faccio fatica, cioè quello volevo dire. Okay.
Chiaro fin qua? Dubbi? No, qua, che bello. E, vabbè, il discorso clip destro, avete delle opzioni abbastanza importanti. La prima è fondamentale quando avete un progetto importante, cioè centinaia di clip nella struttura progetto, qua, qui dentro, e dovete fare una modifica a una di queste clip. Sapete che è questa clip qua, ma non la trovate su struttura progetto, quindi o usate il filtro, quindi sapete il nome, oppure fate destro, clip nel progetto e vi viene automaticamente evidenziata. Qui adesso ne abbiamo 4 o 5, nessun problema, ma se avete progetti importanti con centinaia di immagini, centinaia di video, è un casino. Vi assicuro che questo è fondamentale. Okay. E poi i marcatori vediamo dopo. Qui si possono aggiungere gli effetti, le transizioni, vabbè, ma vediamo dopo anche questo. Domande? No, niente. Ok, adesso vediamo l'allineamento del clip sulla traccia audio. Beh, in linea massima, cioè attraverso il canale audio, ok? Cioè, io ho due clip video, ad esempio, oppure una clip video con l'audio e un audio, come succede qui al Lug, che l'audio è registrato, ad esempio, con lo zoom a parte. La videocamera registra il video, ma registra anche l'audio, e io voglio allineare l'audio alla clip video o viceversa, oppure due clip video ad esempio fatte con due videocamere con l'audio in entrambe, e vediamo come si fa. Poi vediamo anche se allinea due tracce però senza l'audio, il discorso dei marcatori, la dissolvenza dal nero al nero, le transizioni per l'opacità, diciamo. Il discorso di keyframe e la clip proxy, come aggiungere titoli e esportazione. Ok, adesso siccome... adesso vedi, ok, 21:53, giusta mezz'ora di tempo. Allora, adesso vi faccio vedere tutte queste robe qua che a tutti gli effetti, adesso in linea massima dovreste avere tutte le informazioni che vi servono per poter fare un montaggio video, ok? Vi faccio vedere proprio il workflow, cioè il flusso di lavoro di un classico montaggio semplice, perché facciamo una cosa semplice, niente di che, però alla fine poi le cose più complesse sono solo tempo in più da perdere per fare le raffinatezze, ok? Allora, scusa, adesso è cancellato, però. Sì, allora, concetto base, le clip originali non vengono mai modificate, ok? Una cosa che magari qualcuno pensa, ma adesso ho fatto un taglio, la clip originale è tagliata, no? E si lavora sempre su una copia, ok? Per cancellare, del, ok? Selezionate, del. E storico lì a sinistra, ragazzi, sì. Comunque sì, qua sì. Di cancellare solamente sul line. Esatto, in struttura progetto rimangono, no, a meno che fate così e fate cance, allora cancellate anche da struttura progetto, ok? Cioè, volete cancellarle, le cancellate, nessun problema, adesso non c'è niente. Okay. Ascolta, visto che stai parlando di questo progetto, di quello che ci sarà, della complicazione successiva che si fa adesso facile, bla bla bla, allora mettiamo che tu sto progetto probabilmente ci vuole diversi giorni, cioè è una cosa lunga, non è una cosa semplice. Beh, mezz'ora così. Spero. Ma no, magari dopo dici, aspetta, ci metto il testo, c'è, okay. Dopo ci aggiungo, ci metto questo, dopo questo non lo metto prima, lo metto dopo, magari è una cosa che deve essere pensata. No? C'è. C'è un file di progetto che quindi tu puoi richiamare domani, riprenderlo di nuovo, riattaccarlo, certo. E dopo magari ricompilami il tutto e rifarmi certo, l'output che desidero. Sì, sì, no? Sì, ma fa parte del flusso di lavoro. Sì. Allora, immaginate che adesso partiamo, cioè facciamo un montaggio video di un progetto di un
che è già stato caricato su YouTube. Allora, tu hai fatto anche, scusa, visto che fra le varie selezioni eccetera, le cose che fate, posso dire, hai selezionato tutto? Sì, allora, per selezionare tutto, allora, o lo fai con il, mi sembra, control e trascini, che fa una finestra, prova, no, alt, control, alt, shift, qualcosa, uno dei, fa una finestra di trascinamento, shift, ok, e fondamentalmente così, perché in Blender è A, il tasto A, ma qua... Okay. Cancello. Sì, ma comunque queste robe qua le vediamo anche poi. Ok, allora, prima cosa, tiriamo dentro tutti i file che ci servono. Normalmente tutte le riprese, i file audio, l'immagine, roba, cercate di fare una directory unica dove mettete dentro tutto, ok? E lì mettiamo in struttura progetto. Dopodiché, beh, bisogna avere un attimo di idea su cosa fare. Allora, qui fondamentalmente c'è il file video della ripresa totale di Dario, c'è l'immagine della locandina, il file audio a parte, questo la Creative Commons da mettere in piccolo e lo screencast dello schermo. E quindi lo screencast va in sincronia con il video e non c'è audio, ok? Il file audio va in sincronia con il video e lì dobbiamo sincronizzarli tramite il video, e il resto, questo è un picture in picture, cioè un'immagine che va ridimensionata e messa sopra al resto, okay. Ci sono, diciamo, tutti gli elementi per fare un normale montaggio video classico. Allora, mettiamo innanzitutto il file video sulla traccia 1. Poi mettiamo lo screencast sopra, il file audio per forza qua sotto, e questo è il file, diciamo, che va ridotto come dimensioni e rimarrà in sovrapposizione per tutto il tempo. Devo andare veloce perché altrimenti non riusciamo a fare il resto. Allora, mettiamo la locandina all'inizio, normalmente facciamo così, ok? Allora, ridimensionare una locandina, cioè questa è un'immagine ma anche un video, si fa così, ok? Vedete effettivamente, senza tanto spiegare. Per la dissolvenza, allora, alt freccia sinistra, butto all'inizio del progetto, premo play, ok, e la locandina si vede da inizio, senza dissolvenza del nero. Trascinando così, vedete, si crea praticamente un'area rossa, in automatico mi fa la dissolvenza dal nero, ok? Eccola qua. Ne faccio una anche in uscita, ok, e questo è il mio inizio, ok? Prima cosa, giustamente come diceva Gianni, Ctrl S e salviamo il nostro progetto. E quindi lo chiamiamo Lugvi, tanto. Ok. In automatico va sulla directory che è impostato di default. Se io chiudo il programma, come diceva lui, vado in Kden Live, troverò il file di progetto che è un punto Kden Live, però di suo è un XLM. Se non sbaglio, ok. Oppure, cioè, se faccio quick destro e lo apro con file di testo, un file XML standard. Quindi è molto compatto. No, sono solo informazioni del progetto, ok. Tutte le immagini sono all'interno del directory dove siete andati a pescare. Sono link, ok. Sono link. File recente, Lugvi, ok, chiaro? Bon. Sì, così posso avere più progetti anche, no? Sì, giusto? Chiaramente. Ho uno, poi metto a posto l'altro, sì. Ok, e fin qua nessun problema. Allora, adesso dobbiamo sincronizzare praticamente la traccia
la traccia audio qua con la traccia video, che nel live lo fai in automatico quasi sempre. Se la traccia audio è di buona qualità in entrambe le tracce, lo sincronizzi in automatico. La cosa che mi chiedevo io è: se io ho una clip appoggiata a un punto e questa traccia audio deve andare più in là ancora, cosa succederà mai? Cioè, un po' come dire, non so, ho il gatto, se io lancio il gatto cade sempre con i piedi, sì, ma anche la fetta biscottata spalmata per la marmellata cade sempre dalla parte della marmellata, no? Se io appiccico una fetta biscottata con la marmellata sulla schiena di un gatto e lo lancio, cosa succederà mai? Un po' la stessa cosa. Allora, praticamente per allineare le tracce, adesso vediamo, facciamo pic destro, setta il riferimento audio, destro allinea al riferimento audio, che adesso processa un attimo e lo sposta sbagliato, ve lo dico già. Come? Dipende dalla qualità del file audio. Dipende dalla qualità. Quale sincronismo? È nella traccia audio. Ecco qua, adesso l'ha fatto. Puoi rifarlo come. Sì, clic destro sulla traccia che vuoi tenere come. Fissa. Esatto, come riferimento. Ok. E clic destro sull'altro allinea. La traccia che fa il set audio reference. Sì, e dopo set. Allinea l'audio al reference. Esatto. Scusa. Cioè, c'è cioè, il video che ha un audio, diciamo, di stessa qualità. No, il video è il suo audio, ok? E io voglio allineare l'audio che ha solo audio, una traccia audio solo. È perché il lavalier che ho attaccato qua, io ho attaccato il lavalier per la registrazione, quello ha una qualità superiore. Eh beh, sicuramente sì. Ho tolto quello sul video audio. Esatto, ma adesso vi faccio vedere, se no altrimenti. Allora, per selezionare più tracce, shift e faccio una finestra qua. Così posso spostare, però c'è anche lo strumento che è praticamente questo qua. Questo sposta tutto quanto quello che è a destra e a sinistra. Come ha fatto a venire le due tracce sotto? L'ho perso. Queste qua? Sì. Ecco l'allineamento del. Sì, no, per bloccarli insieme, come ha fatto? No, ho fatto shift, ho fatto una finestra di selezione, una volta che queste due sono selezionate, le sposti insieme. Ah, però se poi se li seleziona sono libero. Sì, sicuramente sì. Non le puoi bloccare. Sì, si possono anche fare un gruppo, sì. Non è lo scopo di. No, è solo per farvi vedere che adesso se io tiro la traccia audio, vedete che ce n'è? Si è ridimensionata malgrado fosse appoggiata all'inizio del progetto. Cosa vuol dire? Che l'ha tagliata? Vuol dire che la fetta biscottata è rimasta attaccata alla schiena del gatto, praticamente. Cioè, questa, la traccia video era appoggiata di qua. Questa, è solo una curiosità, no? Cioè, la traccia video era appoggiata all'inizio del progetto e questa, per riuscire a allinearsi, doveva ridimensionarsi. L'ha fatto in automatico. L'ha tagliata. No, si è ridimensionata. Non è che è proprio più veloce. No, ma si è ridimensionata. Ha fatto così praticamente, non si è tagliato, okay? si è ridimensionata. Ah. Questa è la fine del Ma mettiamo, adesso non ho capito, mettiamo che la traccia, cos'è? Video 1. Questa video. È la traccia audio. Mettiamo che video 1 hai fatto 15 secondi e la traccia audio era 27. Quando fai sta roba qua, che succede? No, trova i campioni delle due tracce, sono uguali e li allinea, uno solo e l'altro. Uno è 15 e l'altro è 27. Non c'entra, può essere, anche questa è più lunga, questa traccia audio qua, io ho iniziato a registrare da questo momento e qui ho fatto partire il video. Queste due tracce sono adesso perfettamente sincronizzate, sicuramente. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Cioè, io se tolgo questa, è sincronizzata. Vi assicuro, Okay. Sono sincronizzate. Ok, questa roba qua Blender non ce l'ha, ok? Adesso... quindi come suggerisce lui, ha aggiunto qualcosa se necessario?
perché se la traccia, l'audio 1 è partita prima della traccia video 1 e tu le hai allineate. Ma io voglio che sia una più corta, perché adesso io taglierò ancora, perché ad esempio il talk non è partito da qua. Il talk c'è il chakra. Com'è? C'è il chakra, il chakra, cosa? Primi, non ho capito bene. I primi secondi. Avevo capito chakra, avevo capito. Devi spegnere sopra, spegni la video numero 2. Spegnilo a sinistra. A sinistra? Sopra. Ah, beh, chiaramente sì. Ok. Okay. Il talk inizia da un po' più avanti. Beh, allora buonasera a tutti. Ecco qua. Il talk inizia da qua, quindi. Ma se vai un po' più indietro e vedi bene, tu che fai? Sì, vabbè, ok, sì. È simpatico, insomma. Vado, no, no. Questo era anche l'audio del video della. Sì, sì. No, beh, ho fatto per allineare le tracce, no. Ho fatto il chuck per allineare le tracce. No, è il chuck del per allineare le tracce. Adesso io ho queste due tracce allineate, ok, però le devo accorciare perché il talk fondamentalmente inizia qua, ok? Quindi riduco la dimensione di queste due tracce, le seleziono, le sposto casomai, ok, al punto che mi interessa. Adesso il monitor è un po' piccolino, per allineare perfettamente. Che cosa faccio? Vado, ecco qua, alla fine della copertina e sposto le due tracce fin tanto che si allineo perfettamente. Non sono allineato, ecco qua. Ok, cos'ho? Sfuma e parte. Chiaramente così non va bene, devo fare una sfumatura in ingresso anche qua, e qui farò una sfumatura che non è una sfumatura, è un fade in audio, ok? E così, se la voglio più lungo, chiaramente allungo il tempo di dissolvenza, ok? Chiaro? Boh. Adesso abbiamo le tracce sincronizzate. Sistemiamo questa, per ridimensionare questa ci serve un effetto, ok? Se sapete il nome lo potete cercare qua, scrivete qualcosa, ok? Se non sapete il nome andate intuito, sono divisi per categorie gli effetti, ce ne sono una montagna. Scala, questa è la dimensione, adesso devo andare un po' veloce perché altrimenti non facciamo niente. Facciamo la scala a 5, ok, e poi lo spostiamo dove vogliamo. Quando volete fare qualcosa di preciso lo spostate con la rotella del mouse sopra il campo qua, e così andate avanti proprio con precisione, ok? E questo qua rimarrà per tutto il per tutta la durata del progetto, ok? Bello. Lui rimane sempre fermo lì in sovrimpressione perché è sulla traccia superiore, ok? Se volete rivedervi la partenza, eccola qua. Assicuriamo che questo sia un fade in, anche questo avete un cursore che vi, se volete avere un controllo sul fade in, sì, sulla dissolvenza in ingresso. Okay. Ma poi vi faccio vedere, ma mi sa che andiamo un po' troppo piano. Ok, adesso dobbiamo allineare lo screencast, cioè la registrazione dello schermo, con il video. Che è questo qua, ok? Questo non fai a occhio? No, beh, a occhio non proprio a occhio, ma comunque. Allora vediamo, dobbiamo prendere un punto importante.
che ci sia un cambiamento qualcosa. Il monitor è un po' piccoletto. Allora, perché questo cambio? Allora, vediamo un punto che cambia. Ecco qua, ad esempio questo, ad esempio. Vedete, vado avanti con la freccia destra, sinistra e faccio un marker, faccio un destro marker, aggiungo un marcatore, lo chiamate quello che volete, se volete chiamarlo, se no fate anche a meno, non importa. E ah, ok, adesso stavo lavorando sulla traccia sotto. Vabbè, scusate, sono un po'... Avevo disabilitato la traccia video qua, quindi non era lo screencast. Infatti c'era qualcosa che non mi tornava. Allora, questo è lo screencast. Eccolo. Ok, qui dobbiamo trovare un posto di riferimento, qualcosa che sia un momento che cambia. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di un po' più interessante. Allora, ecco qua, questo potrebbe essere un cambiamento abbastanza interessante. Eccolo qua. Eccolo qua. Vado indietro con la freccia finché trovo, ecco qua, questo momento qua che cambia da questa schermata a questa. Faccio destro, aggiungo il marcatore, ok? E qui c'è un marcatore. Adesso posso disabilitare questa traccia e vedo solo sotto e trovo lo stesso punto. Eccolo qua. Eccolo qua. Metto un marcatore anche qui. Ok. E qui purtroppo il marcatore non è che si vede tantissimo, però non dobbiamo fare altro che allineare questi due punti qua. Se non, se avete dubbi, potete ingrandire con control rotella del mouse. Ok. Ma lo fai a mano questo? Eh sì. Ok. Allora adesso le tracce sono sovrapposte, quindi non posso vedere sotto. Devo per forza applicare un effetto, ridurre, scalare, qui metto 20, non so, 20, ok, e metto qui, scala Y 20, così da vederlo più in piccolo, e poi a vedere se sono sincronizzate. Perfetto. Okay. Avete fatto la sincronizzazione perfetta senza la traccia audio. Con l'audio la fai in automatico, con il video dovete prendere un punto che fa da riferimento, ci mettete un marcatore così da avere un riferimento e track. Niente di che, cioè non è una cosa da ingegneri. Il marcatore serve solo da riferimento, da avere un punto. Sì, ma quando trascini la traccia c'è praticamente il magnetismo che lui si aggancia sì, alle zone sensibili. Ah no, un qualcosa in automatico che allinea due marcatori, no, che sai, che io sappia no. Cioè, ma ora che hai allineato due cioè c'è un modo per bloccare. Sì, c'è il raggruppa clip praticamente destro, fai un gruppo di clip, cioè selezioni più clip e fai un gruppo di clip e queste rimangono bloccate, però ma non serve, cioè, non, cioè sinceramente poi no, non mi sembra sia una cosa così importante. Ehi, ho
me è successo, ho fatto una ripresa, no, e ho ripreso anche con il registratore. Veloce perché con un iPhone. Mi è successo che la ripresa audio era un po', prima un po' diverso. Allora, come era lunga, non riuscivo a sincronizzarla, ho sbagliato un pezzettino video, un pezzettino audio, e ho sincronizzato con le due lì per facilitare il compito. Sì. Sì, 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 poi ci sono dei, dei giochetti per trovare... non riusciva, l'intera non riusciva. Allora ho detto, taglio, okay. Allora adesso abbiamo visto la dissolvenza dal nero e al nero, ok? Che si fa, come vi ho fatto vedere qua, trascinando il... Ok, oppure aggiungendo l'effetto di fade in, fade out, o... Fade from black, ok. Però mi faccio, cioè, analizziamo qualcosa di diverso come l'ingresso dello screencast. Allora, lo facciamo un pelino più grande. Posso dire, per allinearsi al marcatore a alte frecce. Sì, sì, sì. Beh, beh, shift, freccia destra, sinistra, ti sì, trova il marcatore. L'hai fatta a manina? No, ho messo il marcatore. Sì, però dopo. E poi ho preso la traccia e l'ho trascinata sul marcatore. Era già allineato il marcatore. Sì, sì. Vabbè, comunque sì, shift, vabbè. Allora. No, vi faccio vedere un'altra cosa. Quando inizia lo screencast qui... Beh, che è praticamente dove c'è il nostro marcatore, che non lo vedo più. Ecco qui a destra. Eccolo qua, sì. Bravo. Eccolo qua. Allora. No, no, è il piccolo, eccolo lì. Si vede un po', se non si vede tanto. Io voglio iniziare con lo screencast proprio lì. Okay. Però iniziare con un ingresso così non va bene, deve essere morbido. Okay. Se io applico una dissolvenza dal nero, mi fa una roba del genere. Che non va bene neanche questa. Ok. Quindi, cosa dobbiamo fare? Per la trasparenza, esatto. Allora, qui dobbiamo applicare una transizione, ok? E lo potete fare anche sempre cliccando così. Composite. Allora, questa consente, e qui entriamo nel discorso di keyframe, cioè i keyframe sono dei punti di riferimento, di valori nel tempo che possono cambiare e li potete memorizzare, okay? Allora, gli dite semplicemente che all'inizio della transizione il valore di opacità è a zero, ok? Spostate il cursore della timeline un po' più avanti, fate un nuovo keyframe, ok, con il valore di opacità a 100. Cosa farà? Semplicemente fa, è un po' troppo veloce, però fa sta roba qua. Troppo veloce, comunque date un tempo più lungo e cambia l'opacità nel tempo, la potete fare in entrata e in uscita. Quindi non è una dissolvenza, ma è un'opacità che cambia, ok? Una trasparenza che cambia. Abbiamo visto la size, quindi può farlo anche... Sì, si può fare. Certo, certo, qui poi cambiare diversi parametri. Comunque se fai dei keyframe cambiando la dimensione e la posizione, hai un'immagine che scala e si sposta nel tempo, ok? Quindi si potrebbe anche fare, ora non c'entra niente, ma quell'effetto che spesso succede sulla schermo, no? Cioè che c'è un'immagine fissa, cioè c'è un'immagine, è solo un'immagine, non è un video,
però l'immagine, sull'immagine è fatta come una specie di zoom, cioè l'immagine si ingrandisce, sì, prendendosi, si sposta, non so, verso un certo punto, no? La fai così, imposti diversi keyframe con dimensioni e posizioni diverse. Applichi una transizione tipo composite e metti dei keyframe nel tempo, ok? E con dimensioni della clip diverse, posizioni diverse, le puoi fare, sì, sì. Okay. Sì, però... No, modificando la transizione, quindi clicchi sulla transizione, non sulla clip, ma sulla transizione, e modifichi questi parametri. Sì, beh, un altro effetto, allora, ci sono vari effetti, adesso sono le 10:20, altrimenti non riusciamo assolutamente, stiamo facendo un corso qua, più che un montaggio, un semplice montaggio video. No, da capire, occhio che te, cavi, diciamo. Dove essere una cosa semplice, un montaggio veloce, e guardare un po' i parametri, quelle cose lì, altrimenti veramente viene tardissimo. Non è nostra intenzione fare qualcosa di approfondito stasera, ok? Perché in un'ora non si fa, non si riesce. Quindi abbiamo visto i keyframe. Allora, qui ci sono velocissimamente il discorso delle clip proxy, sono delle clip sostitutive che si possono fare anche in automatico se le impostate qui sulle impostazioni, qui flaggate clip proxy, ok? E se hanno una dimensione superiore a un tot che è impostato, automaticamente quando caricate la clip viene convertita, ok, quindi un file di grandi dimensioni viene convertito in un formato con una dimensione più piccola, quindi al posto di essere un 1920x1080 magari farà un 680x qualcos'altro, ok. Questo serve per poter lavorare in modo sciolto sulle anteprime, altrimenti avete il PC che va a scatti, ok? Se avete la macchina che va a scatti, dovete creare una clip proxy, quindi selezionate, fate a destra, clip proxy, diventa gialla e normalmente c'è un job in corso qua, ma questa probabilmente c'è già perché l'avevo già fatta io ieri sera per provare. Questa diventa con un formato molto più piccolo e l'anteprima sarà sciolta, ok? La novità che c'è dalla versione 16 è la preview. Tu Rogero la conosci, la preview, la usi la preview, il render preview? No, la proxy sì, cioè le proxy sono... Ok, potrebbe succedere che ad esempio fate una transizione fra due clip, ok, e nel passaggio fra le due clip, anche se la proxy è attivata, il software, cioè la macchina si blocca, va a scatti, fa ta 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 ta, quando ha passato la transizione va sciolta, ok. Per evitare questa cosa qua, cosa hanno fatto? Una cosa che c'è già in Premiere chiaramente, ma l'hanno messa anche qua. Allora, semplicemente vai sul punto di inizio e allinei l'inizio qua, ok? Oppure tasto I. Vai sulla fine della transizione e fai l'out e quindi questo comandino qua, questa barra azzurra qua che Ruggero conosce bene, timeline, timeline preview, aggiungi preview, zona preview. Cosa succede? Che se c'è la necessità, praticamente fa un rendering della zona,
Ok, quindi poi quando andrà a riprodurre quella zona lì, andrà a leggere la preview che si è creata in automatico e avrai sempre un'anteprima fluida. Ok, se ad esempio applico un effetto come il defish, ad esempio, che è pesantissimo, perché il defish è quello che tira il sistema, ad esempio, da una GoPro l'immagine, ok, che è ripresa con una lente molto ampia, e quello deve, il PC deve eseguire un calcolo importante su ogni frame per raddrizzare ogni frame l'immagine. Si può applicare questa cosa qua dell'anteprima su una zona anche più ampia, ci metterà un po', andrà a creare questa preview, però l'anteprima sarà fluida e soprattutto puoi vedere gli effetti applicati in diretta, ok? Perché altrimenti anche con la clip proxy non riesci a vedere gli effetti applicati in modo fluido, solo così. Allora qui puoi flaggare in automatico, adesso vedi che diventa rosso qua, questa zona qua diventa rossa, adesso non so se va a scatti, ma sì, un pochino va a scatti, però vedi che adesso qui diventa verde, adesso diventa verde fin qua, la sta convertendo, ok? Quando avrà finito di convertire questa zona qui interessata, sarà tutta una zona, una barra verde, e andrà a leggere quella preview e non avrà mai rallentamenti. Vedi? Ti va a scatti? Scusa, questo si chiama render preview. Sì, render preview. E qui va sciolta. Qui va a scatti, ok? E qui mancano 18 secondi alla fine del rendering, se flaggi qua in automatico continua a renderizzare, non è bloccante nel senso che puoi continuare a lavorare, però lui intanto renderizza tutti i vari spezzoni che ti servono, sposti questa zona qua e gli dici da timeline aggiungi la zona di preview, ok, la sposti su un altro punto e tutte le zone di preview saranno automaticamente renderizzate. Se io faccio una modifica qua, la zona diventa rossa e riparte un'altra volta con il render, ok? Se lo disattivo... E questa la salvo insieme con il progetto e con tutti i file che vengono preprocessati, allora? Allora, questa, esatto, questa viene salvata nella cartella sua delle preview. Le vedi anche da... Allora, vediamo un attimo se trovo... c'è un posto dove si vedono le... Eccole qua. Questi sono tutti i preview, le clip proxy, ad esempio, i percorsi, ok? Comunque si possono anche cancellare. Cancellando la cache qui, si cancellano tutti i dati che si sono salvati dei vari progetti in giro, ok? Sono dati sensibili per la dopo rendering, questi qua? Beh, servono per l'anteprima più che altro. Ah. Servono per l'anteprima, però poi alla fine, quando fai il rendering finale, non gliene frega della preview. No? No, perché lui fa un rendering di ogni frame. Prende un frame, da inizio in fondo, tutte le clip che trova, tutti gli effetti, fa un rendering, poi passa al frame successivo, fa un rendering. Questo serve solo per l'anteprima. Ah, okay? Serve per l'anteprima per poter vedere effettivamente gli effetti, come funzionano, avere un'idea reale del video. Quindi li puoi anche cancellare. Sì, in fase lavorativa forse ti conviene tenerteli. Sì, poi, quando hai finito il tuo lavoro e ti tieni il progetto che può servirti per ritornarci, esatto. Per la butti via tutto il resto. Esatto. Allora, sono le 10:30. Vabbè, faccio vedere un attimo i titoli, tanto per, ma proprio velocemente. Scusa, ma quell'area non deve essere spostata? Come? Quell'area lì. Doppio clic e va tutto scarico. Quell'area deve essere spostata.
quell'area. Questa qua. No, ma questa è l'anteprima, non capisco, scusa, ma non. Forse dove c'è il tricotero lì. Sì. Quella zona, tutto quella. Ah beh, sì, beh, da chiaro. Allora, se vuoi spostare la posizione dello screencast, vabbè, questa qua è la dimensione, scusa, 30, dipende, la vuoi spostare un po' più in qua, così intendi? Sì. Ah beh, sì, scusa, vabbè, avevo sorvolato sti particole, nel senso, lo sposti dove vuoi, sì, chiaramente, sì. Cambi la dimensione, cioè porti a 40, 45, 46, entrambe, ok? Sì, vabbè. Ok? Che bisogna stare attenti anche alle proporzioni, perché si possono. Beh, fare chiaramente se questo è 39, fate 39 anche di qua, in modo che vi mantiene la proporzione. Ok. Ma queste qua sono le. Bello comunque. Ok. Vi faccio vedere un attimo, faccio un po' di tagli, Shift R, oppure ridimensionate, quindi seleziono, taglio, faccio ad esempio, non so, una dissonanza di uscita su tutte quante, riapplico la locandina finale, tanto per completezza, oppure facciamo una cosa di questo genere, visto che la locandina l'avevamo già fatta. Scusa, hai tagliato, sono rimasti 4 secondi. Sì, beh, l'ho fatto corto per poter esportare velocemente, pertanto non ha importanza la lunghezza del filmato. La volevo farvi vedere che si può fare una cosa anche di questo genere, cioè se avete questa locandina già fatta col fade in e fade out che vi va già bene, potete selezionarla, fate un Ctrl C, ok, vi spostate qui, ecco qua, Ctrl V, la posizionate alla fine e vabbè, un po' troppo lungo la dissolvenza, comunque sta roba qua, vabbè, avete capito che la dissolvenza sul video, sì. Anche il fade out sull'audio della batteria del video. Allora, quando trascini così ti fa una dissolvenza dal e al nero sul video. L'audio, allora in questo caso noi poi andremo a toglierlo, okay. Però esatto, tu puoi far destro, aggiungi transit effetto, okay. Oppure da effetti, lo stesso, non cambia niente, effetti audio, ce ne sono. Ok, quindi si gestisce in modo separato. Sì, ma devi andare su fade, allora hai dal nero al nero, fade in e fade out, trascini il fade out qui, ok, ce l'hai qua, ok, oppure a manina. Ma prende la traccia sotto comunque. Com'è? Prende la traccia sotto per la dissolvenza audio. Sì, si allinea con la dissolvenza dell'altra traccia vicina, sì. Come lunghezza, sì, in automatico, sì. Quindi se ve lo fai in automatico, cioè se un file audio vi fa già un fade out audio, se un video ve lo fa di default sul video, cioè al nero, se volete lavorare sull'audio dovete applicare un effetto di dissolvenza audio in uscita, ok? E così, e poi c'è la sfumatura in entrata della locandina e finisce, ok? A questo punto velocemente il render, Ctrl S, salviamo il tutto. Ah no, i titoli avevamo detto. Allora, per fare i titoli molto molto velocemente, perché abbiamo già sforato, aggiungi i titoli. Ok. E qui è un po' un editor di testo. È già flaggato, aggiungi testo, cliccate su un punto qualunque e scrivete qualcosa.
Ok, quindi qua avete la dimensione del testo, avete i vari font, solite cose. Se avete i quadratini così, vuol dire che state usando la trasparenza, c'è un canale alfa, quindi potete solo montare questa scritta a un'immagine, un video, e la parte dei quadratini lì trasparenti farà vedere le informazioni sottostanti. Se invece volete una scritta nera, con sfondo nero, oppure con sfondo rosso, che è rosso su rosso, no, di sicuro, ma questo è intuitivo, diciamo, ok? Allinea in centro nell'asse orizzontale, allinea in centro nell'asse verticale. L'unica cosa che tutto il più un po' si può far vedere è, diciamo, l'animazione. Quindi gli dite dove volete lo start, ad esempio qua in centro, e l'end lo volete qua in centro, fate ok e lui vi ha creato una clip titolo. Questa la aggiungete alla fine del progetto, che non vedo l'ultima traccia qua, eccola qua. Si fa lo scorrimento, che può essere in verticale, in orizzontale, cioè, dipende da dove mettete inizio e fine. Oppure fermo, cambiate il font, fate un po' quello che volete. Ok, a sto punto qua, visto che è tardissimo, render, e gli diamo un percorso e un nome. Qui è molto molto semplice il discorso rispetto alle versioni precedenti di Kden Live. Avevate un sacco di formati di uscita, qui ce ne sono praticamente tre. C'è un WebMVP8, che è un formato, un code di Google, l'MP4, che normalmente è usato questo, quindi esportato in MP4, e il MKV, è Matroska, sì. C'è per i formati 4K, se non sbaglio è, vediamo un po', Matroska, l'avevo visto, dov'era? Mi pare averlo visto anch'io. Sì, sì, eccolo qua, questo è Matroska. Non lo vedo. Eccolo qua. Ah, sì. Comunque, normalmente si esporta nel MP4 come contenitore il codec, che è un H264, che attualmente è ancora quello che ha il rapporto migliore fra peso e qualità. Il formato audio è un ACI, l'MPEG 2 è un po' vecchiotto, non tanto consigliabile. Per la versione senza perdita di qualità, vabbè, ci sono due o tre formati qua, ma questi sono adatti per il 4K. E il VP9 è la versione successiva del VP8 di Google, che in futuro sarà AV1, se non sbaglio. Non è meglio quello sotto, questo con HEVC? Sì, allora, questo è l'H265. Però attenzione, perché se andate a caricare su YouTube non supporta l'H265. Certo, okay. Però quindi, sarà in futuro questo? L'H265, no, vabbè, è già il presente, l'H265. Sì. Bisogna avere il lettore che lo supporta, ok? Questo ha un peso inferiore, molto più leggero come formato finale, e la qualità ottima, sì. Come rapporto, l'H265 è migliore dell'H264. Che anche sulle televisioni raccomandano, state attenti quando fate l'acquisto, ecco, qui, che abbiano qui questo, dipende da cosa. Il codec già all'interno. Comunque, normalmente si è esportati in MP4. Anzi, è un obbligo di legge, mi pare. Addirittura? Sì. Ok. Sì. Allora, quello che vi faccio vedere un attimo, le opzioni di esportazione, qua potete decidere quanti core usare per l'esportazione. Quanti? Quanti core?
a segnare. Ah, quanti core i tuoi che puoi dargli, insomma? Sì, io ho 8 core, posso dargli tutti, oppure posso dire lavoro solo con 4 core e gli altri 4... sono i processori. Okay. Ma allora no, invece quell'altro ha un 2, insomma. La versione fino a 0.9 non aveva il controllo sui core. Ah, allora 1 o 2 massimo. Vabbè, niente, mandate in rendering. Ok, e avete il prodotto, il file finito in Home Stefano che è in live senza titolo MP4. Ah, sì, vabbè. Vabbè. Non è vero. Allora, in caso di problemi, ma sinceramente l'ultima versione non ho mai avuto problemi, però se per caso vi accorgete che il software dà un po' i numeri, ok, e potete provare a cacciare i file che trovate in home config che è in live rc, ti è mai capitato a te? Sì. Ecco, vedi? All'inizio. Esatto. Ma tu hai già la 16? No, io lo sto usando poco, ma sono in alla 9, 09. Okay. Però ti dico, all'inizio mi schiantava di più e questa cosetta qua del cancellare il file l'ho usato. Dopo si è sistemato. Ho cambiato io magari il modo di operare. Perché tipo tu hai fatto vedere il proxy e l'hai lanciato su un clip, su una clip. Io vado in automatico nel setting, lo attivo quando tiro su una clip, come li fa, perché alla fine mi conviene aspettare una volta all'inizio tutto, che non dover rifarlo durante, certamente, per cui magari mi si incasina meno perché lo stresso meno, certo, cioè la mia ipotesi non confermata, ma ecco, tanto per espandere un attimo il discorso, secondo voi è più sciolto un player a riprodurre un file di enormi dimensioni poco compresso o un file di piccole dimensioni molto compresso? Cioè, qui abbiamo parlato di codec che comprimono, no? L'H264 comprime meno dell'H265, ad esempio. Okay. Quando mandiamo in riproduzione su un player, okay, l'H265 peserà meno a parità di lunghezza, okay, rispetto all'H264, che è meno compresso dell'H265. Va più sciolto un player leggendo un formato poco compresso o molto compresso? Molto compresso, può essere. L'H265, avendo compressione maggiore, sarà sotto stress, no? No? Molto compresso, però non comprendo. Sì o no? Tu che sei l'esperto. Sì, ma non fa formato compresso perché cioè, ti dà un file di piccole dimensioni, diciamo, ok? Però chiaramente a scapito della CPU, cioè l'hardware deve lavorare molto di più per decomprimere e riuscire a mandare in play, ok? Un file che ha molte, molte informazioni da leggere e lui le deve in tempo reale decomprimere e quindi leggere, convertire e mandare in play. Quindi se è un formato poco compresso, è anche per quello che se andate qua sulle clip qua trovate transcode DNxHD, non l'hanno messo per niente perché DNxHD è un formato poco compresso e potrebbe anche moltiplicarvi di 6-7 volte il peso della clip, però questo, se usate questo formato, la macchina non è sotto stress, cioè potrebbe essere interessante anche per te Ruggero fare una conversione in DNxHD e lavorare direttamente con quel file se hai problemi di velocità, cioè che la tua macchina si ferma nell'anteprima, okay? E poi altra cosa potrebbe essere che sei molto più vicino al file da renderizzare, quindi ci mette anche meno tempo poi ad esportarlo. Mi abbia sfalsato il colore, tipo, mi è capitato un cielo che ha, al posto di avere le sfumature graduate di azzurro,
certo. Cioè vedi certi, e secondo me quello lì è un artefatto da... Sicuramente, poi d'accordo. Poi mi è capitato un paio di volte, sinceramente non mi sono messo a indagare qual era la causa, sì. Però l'ho aiutato, cioè ho sicuramente. Sicuramente. È perché la mia videocamera registra in H264, poi quando tu fai rendering, fai un altro H264, cioè comprimi due volte, comprime lei quando salva e comprimi tu quando renderizzi. E quindi io, leggendo un po' in giro, sembra che la gente dica che non sia proprio il top, perché perdi quel tempo per perdere secondo. Ma non è illogico che comprima due volte? No, se il formato è H264, quello deve essere, no? Non si può ancora. No, perché lui fa la prima compressione della macchina che comprime il segnale del sensore. Sì. E quello che fai anche tu lavori. Quando poi fai tutto l'editing, fai il rendering, e scegli come formato H264, lui ce lo comprime. Perché scegli tu H264, cioè lo fa come dice Stefano, comprime il formato, sceglie nel numero compresso. Però per esempio YouTube ti dice nelle sue specifiche di caricare H264, in realtà io sto usando quello perché Google nei formati che ti dice che accetta consiglia di usare quello, certo. Poi è abbastanza complesso per farlo a quello con la rete non trovo la voce, capito, non ho la fibra a casa, quindi è un colpo certo e un colpo a volte, certo. Allora, per fare un po' di confronti fra Kaden Live e Blender, che vedremo, che ci farà vedere martedì prossimo Nicola, beh, qui abbiamo un'interfaccia preconfigurata, intuitiva, beh, già aspettare il prossimo martedì per fare un confronto. L'uso del multiprocessore e della sincronizzazione audio, che in Blender non c'è, anzi, stanno scrivendo dei script per esportare pezzi di progetto e assegnarle varie CPU, quindi probabilmente, cioè, l'hanno già fatto, e quindi il multiprocessore per il VSE, per il Video Sequence Editor di Blender, c'è già. Con un trick però si riesce. La gestione automatizzata dei formati del frame rate, cioè nel senso che abbiamo visto che abbiamo caricato vari formati diversi con frame rate diversi, ma non c'è, qui in Kaden Live non c'è nessun problema, in Blender bisogna prendere alcune precauzioni, alcuni accorgimenti. La gestione semplificata degli effetti, qui abbiamo una lista enorme, non vi ho fatto vedere, ma è enorme, di effetti dedicati, già abbastanza anche comprensibili, nel senso che si trascinano sopra e poi provate, è abbastanza intuitivo in Blender, si fa, ma con i nodi è una cosa un po' più complessa. E questa ultima funzionalità della preview del render, che vi ho fatto vedere prima, che non c'è in Blender. Alcuni link per finire, perché sono veramente fuori di tempo. Allora, il forum di KDE, ok, per prendere informazioni se avete bisogno di qualunque cosa. E qui dentro trovate anche il link al mio manuale, che ho scritto ancora con la versione 0.8, forse su documentazione c'era, ma non so più dove sia, comunque c'è da qualche parte, comunque lo trovate anche sul mio sito stazione rende vabbè. Non ricordo, forse dentro documentazione, forse. Allora. Tornando al gioco, sai come si chiama? Perché non lo cerco tutto il momento, certo? Sì, questo, sì. Sì, l'avevo visto comunque. Ehi. 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 Ehi.
quando ho usato l'ultimo computer che ho poco sicuro 16 anni, non ho più avuto problemi di Eh beh sì, chiaramente è abbastanza esoso l'editing video di risorse, quindi bisogna di una macchina che gira, sì. Allora, qui su Wikibooks avevo scritto qualcosa, non ho cancellato la parte che era già compilata, però ho aggiunto qualcosa, ad esempio, qualcosa di veloce per usarlo velocemente. Ci sono anche dei video che ho fatto qua, questi sono video. Quindi se volete andare a casa, non vi ricordate più una cippa di quello che è stato spiegato qua, vi potete aprire, cercare su Wikibooks, scrivete Kaden Live e non c'è solo documentazione mia, ma anche altri hanno scritto qua. E l'ultimo regalo che vi do è relativo più al martedì prossimo. Questa pagina l'ho scritta interamente io e sono le basi per iniziare a fare qualcosa di video sequence editor su Blender, ok? Secondo me meno di così non si può scrivere, però purtroppo è già una patannale di roba, ok? Video e immagini, ok? Comunque se volete andare a vedervi, un'altra bella cosa di Wikibooks che fate scarica come PDF, con una singola scarica e vi forma un manuale veramente impaginato a regola d'arte. Ecco qua. Questo è il manuale che vi scaricate, ci sono già i link, vedete? Ed è anche in italiano. No, l'ho scritto io. In inglese non lo so, quindi. Bravo. Domande, poi chiudiamo perché siamo fuori tempo. Ma più che altro, più che altro, esatto, le librerie secondo me cambiano le librerie e adattano il software alle librerie, perché molte certe funzionalità, ad esempio con i tracking, ad esempio io in Gnome non visualizzo delle finestre, perché probabilmente ad esempio le impostazioni dei temi scuri, quelle cose là sono all'interno di probabilmente di piccoli pacchetti specifici KDE che vanno a configurare la grafica. Forse si possono aggiungere, forse, ma non so. Sì, certo, sicuramente questo software gira meglio su un ambiente KDE. Quando mi crash, mi dà problemi, do sempre colpa a Gnome perché l'ambiente. No. Ti dirò comunque. Sì. Quindi diciamo che chi usa KDE come ambiente, se hai se una persona ha l'esigenza di usare Kaden Live come software, ma lo usa spesso, è consigliabile magari usarlo su una distribuzione che usa KDE come ambiente predefinito, perché anche Fedora ha gli spin di KDE, di XFCE. Però secondo me se usi una distribuzione che usa proprio di default KDE come OpenSUSE, Mageia, altre distro che usano KDE di default, Chakra, Linux, sono le distribuzioni più diciamo controllate, più debuggate, sicuramente funzionerà meglio anche il software, sicuramente. Ecco, quindi se uno magari non usarlo in Ubuntu con Unity, ok, magari usarlo con Kubuntu o. Ascolta, si può confrontare con Premiere, che conosco solo il nome? Allora, l'interfaccia grafica molto simile.
Il funzionamento, se voi usate questo in linea massima, potete usare anche Premiere, perché la teoria rimane quella, che chiaramente i pulsanti sono in altri posti, Premiere ha dei brevetti su certe opzionalità, cioè certe opzioni brevettate. La forza del software Premiere, secondo me, risiede più che altro nei plugin esterni. Cioè, ci sono dei plugin che compri, sono a pagamento, e quelli fanno delle funzionalità che fa la differenza. Quelli, quello sì. Però diciamo che come per Photoshop o altri software, bisogna vedere se l'utilizzatore è in grado di usarlo già al 100% Premiere di per sé e necessita di ulteriori funzionalità, oppure se usa anche qualunque software libero e lo usa magari al 20%. Posso aggiungere, Stefano? Cioè, io lo uso tanto su entrambi, e se fai un editing di base non vale la pena scrivere insieme. Se vai a cercare delle funzionalità un po' più spinte, allora Premiere ce le ha e KPD e Live ce le ha, ma voglio dire, per fare video a livello... Sì, sì, assolutamente. Tipo, non so, non ho indagato se ci sono le cose, quando fai il timelapse, per esempio, non ho indagato se per KPD esiste, io per Premiere ho usato il plugin che quando fai le foto, la luminosità della foto un'altra varia sempre lievemente, c'è un plugin che te lo mette a posto, tu metti i lampi. Non so se esista per KPD Live, per esempio, però è un'esigenza sentita. Cioè, a meno che non fai queste robe qua, puoi risparmiarti i soldi del plugin, i soldi. Sì, no, ma di fatti... Parlando in termini economici, sempre sì. Il discorso open e close, sono d'accordo. Cioè, anche secondo me, cioè, metterai questa serata in internet? Sì, spero di sì. L'anno prossimo la do per le tesine dei ragazzi, magari si guardano questo e così sanno come fare. Spero che sia stato abbastanza chiaro, nel senso, certo. Cioè, il flusso di lavoro in linea massima è questo, chiaramente velocemente, perché in un'ora e un quarto è impossibile. Ecco, martedì prossimo, a chi interessa, Nicola farà diciamo le stesse cose ma fatte in Blender, che quello ha funzionalità estese sul camera tracking, stabilizzatore, beh, c'è la stabilizzazione, c'è anche qua anche il tracking con i keyframe, in teoria si può fare. C'è la stabilizzazione, che quello di Adobe stabilizza meglio. Sì. Cioè, se uno fa il video con la video, sì, c'è un qualcosa, sì. Quello ti mette a posto. Sì, c'è un qualcosa. Sì, ti mette a posto dentro certi video. Sì. Sì. No, ecco, da quel punto di vista Blender è un software di livello superiore. Cioè, Blender fa il camera tracking, ma cioè, se ti tracchi un punto e te lo blocca lì, cioè, resta lì, non è come questo che ti fa una stabilizzazione un po' più o meno. Che quasi quasi, se lo devi caricare su YouTube, ti conviene usare il stabilizzatore di YouTube, che almeno... Se lo confermo, sono al 10%. Sì. Stabilizzatore KPD versus stabilizzatore YouTube è meglio questo. Sì, sicuramente. Alla fine, dopo aver provato questo, quello YouTube e la compagnia cantando, secondo me conviene girare stabile. Sì. Cioè, o sei nelle condizioni per girare stabile, oppure... Cioè, io ho provato di ogni... E alla fine il risultato non mi soddisfa, quindi o ti metti nelle condizioni che il girato sia stabile, sì. O non riesce, non fa miracoli. Se diciamo che sei un video così da stabilizzare caricato su YouTube, manco ti rompi qua, cioè lo carichi e poi stabilizzi, poi sicuramente. Però comunque c'è qualcosa, adesso sinceramente non è che ho guardato più di tanto, però c'è. Ok, scusate, ho sforato di mezz'ora, ma praticamente era impossibile riuscire a stare nei tempi. Ok, a martedì prossimo. Grazie.